si vede proprio il subasio, eccolo là, ci siamo avvicinati, quel monte laggiù con i prati è il monte subasio, con il ripetitore, si riconosce anche che ha un ripetitore, adesso qui è fatica a vederlo, ma ha un ripetitore alla sommità. E sulla destra del Monte Subasio, dietro il versante, vi è arroccata la città di Assisi. Però noi ora, per arrivare lì, dobbiamo attraversare tutta questa... Mi sposto un po' più avanti. Dobbiamo attraversare tutta questa vallata verde, la località Paradiso, e proseguire. Il navigatore mi segnava anche di salire su quella strada là, però poi in un punto me la dava interrotta, quindi non conoscendo il posto, per oggi abbiamo deciso di scendere da qua, che me la dà, diciamo, percorribile. Proseguiamo. Questo in passato doveva essere addirittura asfaltato, semi asfaltata, perché vedo delle toppe di asfalto. Però ripeto, mi piace, a me del turismo lento con il fuoristrada mi piace un po' anche questo. Mi piace lo scoprire nuovi posti, non necessariamente raduni tecnici, ma anche questo tipo praticamente di giri che ti portano a scoprire una campagna, dei luoghi che normalmente non andresti neanche a visitare, ma perché neanche ci pensi. Guardate, aspetta, ricordo che mi fermo. Guardate che panorama che c'è da qui sul Monte Subasio. Quel monte là dietro è tutto il Monte Subasio, e la leggenda narra che il monastero era dietro la pendice del monte, dall'altro lato, dal lato di Spello di Foligno di Assisi, mentre nonna mi raccontava che è su qui, adesso qui con il video non si riesce a vedere bene, era su quella costa lì, su quei calanchi lì, però era un racconto di nonna, nonna era del 22, quindi, e lo raccontava, me lo raccontava da bambino, era uno dei racconti che... delle storie di quando lei era a sua volta bambina, che gli raccontava il papà e il nonno, quindi si è tramandata poi da nonna a mamma e a me, ma è una storia, insomma, comune che qui in Umbria si racconta. Ora proseguiamo e vediamo un po' dove andiamo. Ci stiamo sempre di più avvicinando al Subasio, che lo vediamo lì tra gli alberi. Abbiamo questo pezzetto di salita piuttosto ripida. Qui c'è un cimitero. E di qua stiamo arrivando, con questo bel viale alberato, in località Santa Maria di Lignano. Siamo già nel comune di Assisi. E questa è la Santa chiesa Maria. che dovrebbe essere Santa Maria di Lignano, che si è aperta, è un altro luogo bello da visitare. Quindi dobbiamo trovare un posto dove fermarci, perché No. qui è sì, però qui è una casa, adesso ci fermiamo qua Vabbè. e andiamo a vedere. Abbiamo parcheggiato Rino, guardate anche che bello qua, con tutti i casali. Siamo proprio nella campagna umbra, alle nostre spalle c'è il Subasio. Questa è la chiesa, ho visto che era aperta. Questo tratto è asfaltato, è l'unica parte asfaltata che ho trovato da quando praticamente abbiamo preso la sterrata lì prima di San Biagio. Ora andiamo a vedere la chiesa. Un cielo stellato.
Guardate che meraviglia, l'abside tutto in pietra. Parlo piano per rispetto del luogo, ovviamente. È veramente stupenda, anche perché te la incontri in mezzo al nulla. Nico sta facendo le foto al cielo. Guarda l'abside, che bello. E ora andiamo a vedere da distante il Subasio. Adesso da qui giù dovremmo riuscire, lì c'è la chiesa, dovremmo riuscire a vedere bene il monte Subasio. Qui c'è un vecchio attrezzo agricolo, si trovano queste cose stupende in campagna, e da qua dovremmo riuscire a vedere il versante, eccolo là, del monte Subasio. Vedete proprio tutto il versante, quello con, ci sono tutti i calanchi, con tutti i piccoli. Adesso oggi purtroppo c'è foschia, però ecco, cerco di farvelo vedere. È veramente una vallata meravigliosa, ricca di storia e totalmente immersa nella natura. Ritorno su. Rino è pronto e il nostro viaggio prosegue. Ciao cinghialini! Allora, siamo scesi ragazzi dentro la vallata, qui a destra c'è il Subasio, e stiamo adesso salendo verso il santuario della Madonna dei Tre Fossi, costeggiando il fiume Tescio. Il torrente Tescio è quello che poi bagna il bosco di San Francesco sotto Assisi, che è un luogo splendido che vi invito a visitare, dove c'è anche quando il Tescio è in piena una bella cascata. E qui adesso stiamo salendo verso il santuario della Madonna dei Tre Fossi. Stiamo risalendo verso Santa Maria di Lignano, ma prendendola da giù basso. Se voi vedete la chiesa dove eravamo prima, eccola qua. Si riconosce il campanile, la sagoma, ma noi siamo praticamente scesi e adesso stiamo risalendo da questo versante sperando di trovare una strada che praticamente porta su al Subasio da di qua. Stiamo salendo verso il Subasio che è dietro lì, e sullo sfondo volevo farvi vedere Assisi che si intravede nella foschia, eccolo là. Quella là è la rocca di Assisi. Adesso stiamo salendo sul Subasio da questo versante. È tutta salita perché siamo venuti giù da giù basso lì, e infatti Rino sta raffreddando l'acqua. E prima eravamo là, che era la chiesa di Santa Maria di Lignano, eccola lassù. Ora proseguiamo. Stiamo proseguendo la strada, guardate che bello in questo bosco con lo steccato. Il monte Subasio alla nostra destra, non si vede adesso. Cerco di fermarmi in un posto dove magari gli alberi sono più radi, eccolo là. Lì sullo sfondo abbiamo il Subasio. La strada prosegue serrata e niente. E noi proseguiamo il nostro percorso verso proprio quella zona delle pendici del Subasio, che è una tappa che faremo probabilmente in due giornate, perché abbiamo già fatto 35 km, passami il telefono, eccolo qua, 35 km in 2 ore e 3 minuti.
quando vi dicevo le cose belle, siamo praticamente in cima a un monte di fronte al Subasio, qui tutti i pascoli, e il bello è che le aree vietate hanno le sbarre o i cartelli di divieto, ma qui trovi, oltre al cancello, anche questo cartello che è un'azienda faunistico-venatoria, bovini, ma soprattutto toro al pascolo, il che significa state lontani perché il toro si incazza. E infatti, siccome Nicole è molto coraggiosa, lei è molto molto coraggiosa, rimane dentro Rino, perché il toro potrebbe anche rompere il recinto, quando si suol dire prendere il tono per le corna. Ora dobbiamo girare intorno qui a questa azienda faunistico-venatoria con questa serrata che va giù in discesa e dovremmo essere quasi arrivati. Adesso la strada scende molto molto agevolmente, sta scendendo e ci dovrebbe condurre alla base del Subasio in direzione, se aumento una pineta, in direzione di Spello, Treggio, Nocera, quella zona lì. Questa è l'unica pista percorribile perché tutte le strade che ho incrociato sono tutte sbarrate, o con le sbarre o con i divieti d'accesso. Questa è l'unica che... O agriturismi. O azienda faunistico-venatoria, oppure sono strade private di agriturismi, come abbiamo visto prima dove c'era la cassetta del lettere. Ora vedo che stiamo arrivando a un bivio, lo segnalo anche il GPS, infatti ha fatto bip, e vediamo. Riprendiamo la strada asfaltata e è interessante il cartello perché itinerario, prodotti tipici e territori. Da ambo le strade poi, bello è quello. Comunque a sinistra ritorniamo verso San Biagio, quella zona lì, quindi io, seguendo anche quello che ci dice l'overlander, sì, io andrei a destra in modo che poi cerchiamo di salire in qualche modo. Se non ci sono divieti, quindi io un po' di pappa la troverei. Qui riprende l'asfalto. Adesso con una ripida discesa su asfalto stiamo scendendo verso Ponterio sulla Flaminia, una località tra Nocera e Valtopina, e da lì risaliamo verso Armezzano, quindi verso praticamente il Subasio, che ce l'abbiamo adesso da qui. Non so se riusciamo a vederlo, ce l'abbiamo qui alla nostra destra, dietro agli alberi. Stiamo scendendo per poi dopo risalire ad Armezzano. Pensavo di trovare una strada più diretta per arrivare sul Subasio, ma c'era la sbarra, quindi non era percorribile perché a parco. L'unica strada che mi ha detto un pastore percorribile è questa, quindi stiamo scendendo su asfalto verso Ponterio, quindi sulla strada Flaminia, e da lì poi abbiamo il bivio per Armezzano, risaliamo praticamente sul Subasio. La discesa questa è molto ripida, è asfaltata, però è bella perché tutto è in mezzo alla natura, quindi un bel giro. Vedete, stiamo arrivando verso la Flaminia. E continuiamo il video poi sulla salita verso Armezzano. Abbiamo ripreso la ripida salita verso il Monte Subasio, che ora ce lo troviamo praticamente qui di fronte. Guardate che bello! Il Subasio è qui. E guardate la bellezza di questi borghi incastonati sulle pendici del monte. Ce n'è uno qui e ce n'è addirittura uno lassù. È veramente un luogo magico, un luogo incantato. Aveva ragione nonna e si presta proprio a questo tipo di fiabe e di racconti.
Cinghialini, guardate che posto, salendo sul Subasio, è una... Sopra c'è la costa del monte, vedete? È una grotta praticamente, sarà profonda 5 metri, dove hanno messo delle biciclette e un vecchio carretto. E guardate la vena di roccia che pende praticamente da sopra poi. Vedete? Perché qui sopra c'è la montagna. Da qui si vede ancora meglio, vedete? Qui sopra c'è tutto il bosco, il prato, e qui sotto c'è proprio la grotta. E ce n'è un'altra, l'ho vista qua. Adesso vi ci porto. Non riesco a capire quanto sia profonda, ma non si vede il fondo anche qui. Guardate. Giù dietro di là prosegue. Però è buio, no? Non riesco a accendere il faretto, ma non riesco a illuminarlo. E queste sono le meraviglie che si incontrano salendo sul Subasio. Qua c'è un sentiero che si può fare a piedi, e volevo anche farvi vedere un posto qua dove ho parcheggiato Rino, che ci sono tutti i ciclamini selvatici. Guardate, parcheggio a bordo della serrata e è pieno, attenzione a non capitarvi, di ciclamini selvatici. Guardate, tutto il sentiero, adesso a distanza si fa fatica a vederlo, ma tutto il sentiero è tutto ricoperto da un tappeto di ciclamini selvatici. Provo a zoomare. Guardate, è proprio ricoperta. Cinghialini, si continua a salire. Ci vediamo in cima.